c'è sempre bisogno di qualcuno che si accorga di chi è più in basso, di chi sta facendo più fatica per mille motivi e gli dia una mano. Ciao ragazzi e bentornati nel cantiere. Oggi affrontiamo un nuovo argomento e lo faremo con un ospite speciale. Scopriamo subito di chi si tratta. Don Mattia Magoni è prete da 10 anni e insegna teologia in seminario. Attualmente è direttore dell'ufficio comunicazioni sociali e segue le vocazioni del seminario. Benvenuto Don Mattia e grazie mille per essere qui con noi oggi. Il Grazie Federica e ciao a tutti. Il tema di questo numero sarà il CRE. E del CRE in particolare andremo a vedere il tema. Il tema di quest'anno sarà la cura e il servizio e la figura di riferimento è il buon samaritano. Quindi la prima domanda, Don, che ti chiedo è: come spiegheresti la figura del buon samaritano ai bambini e ragazzi del CRE? Una gran bella domanda, penso che potrebbero essere tre le attenzioni da tenere. La prima è questa, è raccontarlo. Il buon samaritano, perché darlo per scontato, pensare che tutti lo conoscano, può non essere cosa così banale, ecco. La seconda cosa è che per raccontarlo occorre raccontarlo calato nell'oggi. Il buon samaritano è un racconto di sorpresa straordinaria, dove un uomo inaspettato, un samaritano che per i giudei era uno straniero, uno lontano, rivela nelle sue azioni la presenza straordinaria di Dio. È da questo stupore, da questa meraviglia che si innesca la miccia per poi poter riscoprire l'esperienza di Dio nella propria vita. Quindi bisogna, penso, poter raccogliere e poter trovare quei ganci che la vita dei ragazzi ci offre per potergli raccontare di questa sorpresa che mette in contatto con una dimensione differente, che non è quella di tutti i giorni, quella legata alle cose normali. Lì dentro c'è lo spazio per potergli raccontare qualcosa di più. Raccontare partendo dall'oggi dei ragazzi. Terza cosa, occorre raccontare bene la storia del buon samaritano. Bene vuol dire a partire dalla cornice fondamentale. La parabola del buon samaritano non è il racconto di un uomo che si mette a fare delle buone azioni, non è il piccolo principe che si prende cura della sua rosa. Il buon samaritano non è una parabola etica, legata cioè a delle cose da fare, all'agire, è una parabola teologica che ha a che fare con il mistero di Dio. Ci dice che nel nostro modo di agire c'è impigliata la questione del poter conoscere l'esperienza di Dio, di poter fare esperienza di Gesù in modo vero. Quello che siamo chiamati, penso, a fare con i nostri ragazzi è questo: attraverso le azioni più quotidiane che hanno a che fare con il CRE, il giocare, l'incontrarsi, il litigare, il chiedere perdono, dare una mano ai nostri ragazzi a far sì che possano riconoscere lì dentro qualcosa che ha a che fare col mistero di Dio. La seconda domanda che ti faccio, Dorne, è: quali sono le caratteristiche di cura del buon samaritano e come possiamo rigiocarle all'interno del CRE? Anche qua provo a snocciolarne tre. La prima è che il samaritano passa accanto. A differenza di tutti gli altri personaggi, è l'unico che passa proprio vicino, dentro le cose, dentro la sofferenza di quest'uomo incappato nei briganti. Penso che questa sia la prima cosa: chiedere ai nostri bambini, ai nostri ragazzi di esserci, di starci, di fare anche le cose che li fanno fare più fatica, quelle che capiscono di meno, non aver paura di farli stare accanto alle cose grandi, anche ai temi che meritano, ad alcune riflessioni importanti, ad alcuni momenti di spiritualità. Farli mettere in gioco realmente, non farli passare lontano dalle cose che meritano il meglio della vita. Seconda cosa, il buon samaritano, a differenza del sacerdote e del levita, vede e prova compassione. Tutti gli altri vedono, ma scelgono di passare oltre. Il buon samaritano è grande, è buono, perché decide di non passare oltre, di non andare altrove, di dire questa cosa mi riguarda, fa per me. Penso che sia la cosa che possiamo insegnare e chiedere anche ai nostri animatori, ai nostri ragazzi, ai nostri adolescenti. Quello che fai, che vivi in questo mese di CRE, non sia un passare oltre, non sia il fare le cose tanto per farle, appassionati. Senti che questo è il tuo posto. Impara i nomi dei ragazzi, incuriosisciti sulla loro vita, dai loro una mano a
fare alcuni passaggi che possono essere legati al chiedere scusa, che possono essere legati ad aiutare chi è più in difficoltà. In fondo il Samaritano è un uomo che scende da Gerusalemme verso Gerico, dall'alto della città più splendente ai bassi fondi. C'è sempre bisogno di qualcuno che si accorga di chi è più in basso, di chi sta facendo più fatica per mille motivi e gli dia una mano. Terza e ultima cosa, il Samaritano, oltre a una serie di gesti straordinari, consegna 2 denari all'albergatore dicendo: quello che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. È un gesto che sa di futuro, di domani. Il crea un'esperienza bellissima, e il modo migliore perché sia un'esperienza vera e non solo bella è quello di poter dire ai bambini di cui ci prendiamo cura: io ci sarò anche domani, anche quando il crea finisce, anche quando a settembre rinizia la scuola e avremo tutti un po' meno voglia di esserci, e penso di poter mettere un po' della mia vita al tuo servizio, perché quello che ho vissuto questo mese è importante. Non è stato per me solo un divertimento, ma è stato un qualcosa che sento prezioso. Ecco, abbiamo detto prima che la parabola del buon samaritano è tanto bella quanto forse poco conosciuta, e c'è bisogno di raccontarla. Quindi che tipo di insegnamento potrebbe lasciare la parabola del buon samaritano a quelle persone che non la conoscono oppure non la riconoscono proprio nella loro vita? Per poter riconoscere una cosa è necessario averla già conosciuta almeno una volta, altrimenti non riconosci niente. Quindi penso che sia importante far conoscere ai nostri ragazzi questa storia e la miniera di significati che si aprono a partire da essa, quei significati che portano fino alla persona di Gesù. Perché non mi preoccupo tanto dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani che appartengono ad altre confessioni religiose o che sono lontani per mille motivi. Mi preoccupo di più di quelli che sono cristiani eppure si sentono per tanti motivi tiepidi, lontani, un po' indifferenti rispetto al tema della fede. Abbiamo bisogno di raccontare, anche con le parole, quello che il buon samaritano rappresenta per la nostra fede. Abbiamo poi bisogno, penso, perché non rimangano parole vuote, di un carico di esperienza che il CRE mette a disposizione in modo così naturale, quasi straordinario, senza nemmeno troppo sforzo. Hai lì un sacco di materia grezza, di buone azioni, di interesse, di partecipazione, di cura, da cui puoi partire per far rendere più vera e far risuonare come efficace la parabola del buon samaritano. Per esempio, si può fare in modo che i nostri ragazzi si sentano oggetto di tanta cura, si sentano non i samaritani ma quelli che ricevono tanto, e che imparino a dire grazie, dare una mano ai nostri ragazzi a ringraziare, ma non perché ne abbiamo bisogno, ma perché hanno bisogno loro di imparare a riconoscere, di fare la differenza sulle cose che gli succedono e di poter dire: che meraviglia, questo che mi capita non è frutto del caso, è frutto dell'interesse, della passione, della vita di qualcuno. E poi l'altra esperienza fondamentale non è solo quella dell'educare a ricevere, ma educare i nostri ragazzi anche a dare. Ci sono alcuni servizi al CRE che non vuol fare nessuno: riordinare, pulire i bagni, svuotare i cestini, andare a giocare con quel bambino, quella bambina che è la più antipatica, il più strano, dare una mano ai nostri ragazzi e andare contro la corrente di quello che gli viene spontaneo. Il buon samaritano fa così. Dentro questi cantieri si apre la possibilità di annunciare un Dio che fa la differenza, che è diverso, che non è sempre il Dio del buon senso e il Dio delle cose facili, ma che nello stesso tempo è il motivo per cui vale la pena mettere in piedi un CRE. Grazie mille, Don, per averci innanzitutto raccontato la parabola del buon samaritano e avercela un po' concretizzata. Io penso che ci sia un po' bisogno di trovare le parole semplici giuste per arrivare un po' a tutti, visto che è una parabola che magari non tutti conoscono, non tutti ne comprendono il valore, e il fatto che sia un po' il simbolo di questo CRE mi dà un po' tanta speranza, e spero che i giovani che ci guardano possano veramente essere sia oggetto di cura che il buon samaritano che passa e ha compassione. Quindi grazie per averci raccontato questa parabola con così efficace, con tanta efficacia. E niente, quindi grazie per essere stato con noi qui oggi. Grazie a voi e buon CRE. Voi non dimenticatevi di iscrivervi alla newsletter per non perdere tutti i prossimi numeri e per rimanere sintonizzati. Ciao a tutti e buon CRE!